Il gol all'82esimo di Obeng, primo in giallo-verde, non è servito al Melfi per evitare la sconfitta quinta consecutiva contro la Juve Stabia nella 21esima giornata del girone meridionale di Lega Pro. I gol in avvio dei due tempi al Valerio, al sesto del primo di Lisi ed al secondo della ripresa di Rosafio, hanno spaccato la partita ed evidenziato ancora una volta le lacune difensive dei lucani. Il Melfi comunque non ha demeritato al cospetto della nuova capolista del girone. Sentiamo i due tecnici. Sì, abbiamo quelle due reti, credo siano state, tranne l'ultimo, il colpo di testa credo di San Domenico, poi per il resto non abbiamo sofferto affatto. Tra le altre cose abbiamo anche evitato a loro di giocare palla, perché loro sono dei buoni palleggiatori, sanno tenere palla, sanno verticalizzare, e oggi li abbiamo proprio resi nulli, quasi nulli sotto questo aspetto, e poi noi siamo sempre ripartiti, perché anche loro sono molto bravi nel pressare, e allora noi cercavamo di superare subito anche il centrocampo e trovare subito i nostri tre attaccanti di davanti centralmente, che potessero trovare la profondità per fare gol. È un rimpianto, perché così è, di sicuro è un rimpianto, non aver perso questa partita, sì. No, assolutamente stoici ragazzi, perché stavamo vivendo una settimana veramente terribile per questa influenza che stava contagiando un po' tutti. E oggi sono andate in campo diverse persone influenzate e la settimana ha portato via anche qualche elemento, quindi assolutamente loro che devono fare la prestazione, possibilmente, come è accaduto, portare oltre la prestazione anche il risultato a casa, e siamo contenti perché chiudiamo quest'anno in bellezza, anche se ci siamo complicati la vita. Ma ho detto ai ragazzi adesso di dare libero sfogo alle loro energie per queste vacanze, che dopo le attendo un bel lavoro.